tutti così. Oh, sediamo. Ecco, sono le 6:30 di mattina. 22 operai senza lavoro. E qua si fa... Oh, tienilo. Quanto pensi a fare questo? Oh, 22 operai senza lavoro! Allora, siamo qui sotto la questura di Prato. Stamattina siamo stati chiamati dai lavoratori dell'aerologistica che da 20 giorni sono in presidio davanti al cancello. Oggi sono arrivati più di 100 poliziotti, finanzieri, carabinieri davanti alla fabbrica di Giaciulli, da dove sono stati licenziati 10 di citofono. Questi lavoratori hanno distrutto il presidio sindacale e hanno portato in questura tutte le persone che erano lì a dormire. Ci sono quindi delle persone in questura. Pochi minuti fa abbiamo visto entrare in questura anche Sara, coordinatrice del nostro sindacato, nostra compagna, che era andata lì semplicemente a testimoniare, a vedere che cosa fosse successo al presidio dei lavoratori. È stata presa, messa dentro il lavoratore e portata anche lei in questura. Sta riaccadendo quello che abbiamo visto altre volte, una giornata di sospensione della democrazia in questa città, di sospensione dei diritti democratici, di sospensione dei diritti sindacali, come tutte le altre volte. Noi non lo accetteremo, facciamo l'invito a tutti quanti di partecipare, di venire qui sotto la questura per chiedere il rilascio di tutto il centro e soprattutto per dare una risposta a questa carognata ennesima firmata a questura di Prato, firmata a Comune di Prato, a difesa di aziende indifendibili e contro lavoratori che stanno chiedendo niente di più che il loro diritto. Stiamo aprendo lo stato di agitazione provinciale in tutto il centro-destra. Oggi sarà una giornata di sciopero in tutte le fabbriche, perché lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo sempre fatto: chi tocca uno tocca tutti. Daremo una risposta forte a partire da oggi, ma anche dai prossimi giorni. Si vuole attaccare il diritto stesso di organizzarsi in un sindacato in una città che senza la presenza dei sindacati nel distretto è finita a far lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana i lavoratori, è finita a rendere normale il lavoro nero, a rendere normale il lavoro grigio, a contare i morti per gli infortuni sul lavoro. Ecco, la colpa di 22 lavoratori licenziati, ora arrestati, ieri imputati dalla polizia municipale, è quella di essersi iscritti al sindacato. Siamo tutti orgogliosamente colpevoli di questa colpa e tutti quanti reagiremo uniti a questa cosa. Avanti tutta, chiediamo a tutti di venire qui davanti alla questura di Prato.